Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì a mezzogiorno oppure quando vuoi e dove vuoi dopo mezzogiorno. Noi siamo qui per leggere la parola di Dio. Stiamo leggendo da 2 a 3 capitoli al giorno e così facendo noi leggeremo l'intera parola di Dio. È un viaggio meraviglioso, un viaggio che la maggior parte delle persone non ha mai fatto, allora ti invito a farlo insieme a me. Stiamo leggendo durante questa settimana il libro di Levitico, noi leggeremo oggi capitolo 11 e il capitolo 12, che è il martedì 16 di marzo del 2021. Quindi leggiamo la parola del Signore. Come ho detto, noi leggeremo capitolo 11 e capitolo 12, libro di Levitico. Ecco la parola del Signore. Poi il Signore disse a Mosè ed a Aaron: parlate così ai figli di Israele, questi sono gli animali che potrete mangiare fra tutte le bestie che sono sulla terra. Mangerete ogni animale che ha l'unghia spartita, il piede forcuto e che rumina. Ma tra quelle che ruminano e quelli che hanno l'unghia spartita non mangerete questi: il cammello, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. L'irace, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, lo considererete impuro. La lepre, perché rumina ma non ha l'unghia spartita, la considererete impura. Il porco, perché ha l'unghia spartita e il piede forcuto ma non rumina, lo considererete impuro. Non mangerete la loro carne e non toccherete i loro corpi morti, li considererete impuri. Fra tutti gli animali acquatici voi potrete mangiare questi: mangerete tutto ciò che ha pinne e squame nelle acque, tanto nei mari quanto nei fiumi. Ma tutto ciò che non ha pinne né squame, sia nei mari sia nei fiumi, fra tutto ciò che si muove nelle acque e tutto ciò che vive nelle acque, lo considererete abominevole. Li considererete abominevoli, non mangerete la loro carne e avrete in abominio i loro corpi morti. Considererete abominevole tutto ciò che non ha né pinne né squame nelle acque. Tra gli uccelli avrete in abominio questi e non li mangerete, perché sono un abominio: l'aquila, l'ossifraga e l'aquila di mare, il nibbio e ogni specie di falco, ogni specie di corvo, lo struzzo, i barbagianni e il gabbiano e ogni specie di sparviero. Il gufo, lo smergo e l'ibis, il cigno, il pellicano, l'avvoltoio, la cicogna, ogni specie di airone, l'upupa e il pipistrello. Avrete in abominio pure ogni insetto alato che cammina su quattro piedi. Però fra tutti gli insetti alati che camminano su quattro piedi mangerete quelle che hanno zampe sopra i piedi adatte a saltare sulla terra. Di queste potrete mangiare ogni specie di cavalette, ogni specie di locuste, gli acridi e i grilli. Ogni altro insetto alato che ha quattro piedi vi sarà in abominio. Questi animali vi renderanno impuri. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi si laverà e le vesti e sarà impuro fino alla sera. Considererete impuro ogni animale che ha l'unghia spartita ma non ha il piede forcuto e non rumina. Chiunque lo toccherà sarà impuro. Considererete impuri tutti i quadrupedi che camminano sulla pianta dei piedi. Chiunque toccherà il loro corpo morto sarà impuro fino alla sera. Chiunque porterà i loro corpi morti si laverà le vesti e sarà immondo fino alla sera. Questi animali li considererete impuri. Tra i piccoli animali che strisciano sulla terra considererete impuri questi: la talpa, il topo e ogni specie di lucertola, il topo ragno, la rana, la tartaruga, la lumaca, il camaleonte. Questi, fra gli animali che strisciano, saranno impuri per voi. Chiunque li toccherà
quando saranno morti sarà impuro fino alla sera. Ogni oggetto sul quale cadrà qualcuno di essi quando è morto sarà immondo, sia che si tratti di oggetti, di legno o stoffa, o pelle, o sacco, o qualunque altro oggetto di cui si faccia uso, sarà messo nell'acqua e sarà impuro fino alla sera, poi sarà puro. Se ne cade qualcuno in un vaso di terra, tutto quello che vi troverà dentro sarà impuro e spezzerete il vaso. Ogni cibo che serve al nutrimento sul quale sarà caduta di quell'acqua sarà impuro e ogni bevanda di cui si fa uso qualunque sia, il vaso che la contiene sarà impuro. Ogni oggetto sul quale cadrà qualcosa del loro corpo morto sarà impuro. Il forno o il fornello sarà spezzato, sono impuri e li considererete impuri. Però una fonte o una cisterna nella quale c'è dell'acqua sarà impura, ma chi toccherà i loro corpi sarà impuro. Se qualcosa dei loro corpi morti cade su qualche seme che deve essere seminato, questo sarà puro. Ma se è stata versata dell'acqua sul seme e vi cade sopra qualcosa dei loro corpi morti, lo considererai impuro. Se muore un animale di quelli che vi servono per nutrimento, colui che ne toccherà il corpo sarà impuro fino alla sera. Colui che mangerà di quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Allo stesso modo, colui che porterà quel corpo morto si laverà le vesti e sarà impuro fino alla sera. Ogni cosa che striscia sulla terra è abominevole, non se ne mangerà. Di tutti gli animali che brulicano sulla terra non ne mangerete nessuno di quelli che strisciano sul ventre o camminano con quattro piedi o con molti piedi, perché sono abominevoli. Non vi rendete abominevoli a causa di uno di questi animali che strisciano e non vi rendete impuri per causa loro e non lasciatevi contaminare da loro, poiché io sono il Signore, il vostro Dio. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo. Non contaminate le vostre persone per mezzo di uno qualsiasi di questi animali che strisciano sulla terra, poiché io sono il Signore che vi ho fatto salire dal paese d'Egitto per essere il vostro Dio. Siate dunque santi perché io sono santo. Questa è la legge riguardante i quadrupedi, gli uccelli, ogni essere vivente che si muove nelle acque e ogni essere che striscia sulla terra. Perché sappiate discernere ciò che è impuro da ciò che è puro, l'animale che si può mangiare da quello che non si deve mangiare. Una bella dieta questa, no? Allora, Levitico capitolo 12, parola del Signore. Il Signore disse ancora a Mosè, parla così ai figli di Israele. Quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio, sarà impura per 7 giorni, sarà impura come nei giorni del suo ciclo mestruale. L'ottavo giorno il bambino sarà circonciso. La donna poi resterà ancora 33 giorni a purificarsi del suo sangue, non toccherà nessuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione. Ma se partorisce una bambina, sarà impura per 2 settimane, come nei giorni del suo ciclo mestruale, e resterà 66 giorni a purificarsi del suo sangue. Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia saranno terminati, porterà il sacerdote all'ingresso della tenda di convegno un agnello di un anno come olocausto e un giovane piccione o una tortora come sacrificio per il peccato. Il sacerdote li offrirà davanti al Signore e farà l'espiazione per lei, così ella sarà purificata del flusso del suo sangue. Questa è la legge relativa alla donna che partorisce un maschio o una femmina. Se non ha mezzi per offrire un agnello, prenderà 2 tortore o 2 giovani piccioni, uno per l'olocausto e l'altro per il sacrificio per il peccato. Il sacerdote farà l'espiazione per lei ed ella sarà pura.
parola del nostro Signore. Io ti aspetto domani, se il Signore così vorrà, per continuare la lettura di tanta istruzione che Dio sta dando a Israele perché possa essere un popolo santo, possa avere questa legislazione come popolo che non sono più schiavi, ma che stanno camminando nel deserto. Sono ancora tante tribù insieme che devono effettivamente formare ancora una grande nazione per la gloria di Dio. Che Dio ti benedica grandemente, io ti aspetto domani se Dio vuole, come dico sempre, e quindi metti un like, condividi, leggiamo la Bibbia insieme.